Non mi dice molto. Oddio! Attenzione, perché cappa questo! Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu su Forza Horizon 4. Oggi sapete perché sono qui? Le capirai, dite sei qua tutti i giorni, cazzo me ne frega perché sei qui oggi, non cambia niente. No, intendo che voglio fare un video su Forza riguardo una cosa in particolare, ovvero c'è questo evento stagionale. Sapete che ogni tanto ci divertiamo sempre a farli, ma attenzione, premio ID01. ID vuol dire Ital Design. È un'auto rarissima, hanno fatto in tutto 5 modelli coupé e 5 modelli cabrio, roadster più che altro. Da questa immaginetta si vede solamente il muso in lontananza, ma oggi vorrei proprio cercare di vincerla e tenerla perché è un'auto molto bella, rara, particolare. Questa Ital Design 01 che monta un motore V10, lo stesso di Lamborghini Huracan e Audi R8. Ma c'è un'altra cosa che rende molto bello questo evento, e lo capite dalla copertina, perché ci sono due musi decisamente inequivocabili che si affrontano, un Lamborghini e un Ferrari. Infatti, se andiamo a vedere qui, ci dicono limitazioni auto S1 900, Lamborghini contro Ferrari. Quindi questo è un evento che, tra quelli pochi che facciamo tra le varie stagioni, assolutamente non andava perso. La prima cosa che vorrei fare è controllare queste S1 900 Lamborghini Ferrari che abbiamo noi in garage, al massimo riadattarle perché penso che ne abbiamo tantissime, ma sono quasi certo che saranno tutte troppo potenti. Ok ragazzi, ho scelto il mio esercito, l'ho regolate per bene, ho preso 3 auto, sperando che siano 3 eventi, se fossero 4, vabbè, ripeteremo quella che ci è piaciuta di più. Vedete, piazzati primo, come al solito contro un driver molto abile, per vincere la Ital Design 01 del 2018. Le 3 auto messe a puntino che andremo a utilizzare sono la Ferrari 599 GTO, la macchina che adoro, finalmente possiamo avere la possibilità di utilizzarla. Ovviamente la XXE non era ammessa, ma questa sì, con leggero ritocchino fino a S1 900. Stessa cosa la 488 GTB, seconda Ferrari per noi. Come terza auto andremo a utilizzare una Lamborghini, la Aventador LP704, anche questa fatta perfettamente per l'evento. Giallo, quella che avevamo prima era arancione, un po' troppo simile al rosso Ferrari, ho optato per il giallone. Questa è un po' diversa, c'è anche il body kit. Preferisco sinceramente le due Ferrari nella loro pura essenza, bellissima. Ma proveremo anche la Lambo. Guarda che bella, forza Stig Gino. Non conosco le piste a priori, altrimenti potrei fare una stima di quale auto potrebbe convenirci, ma in realtà... Attenzione, cosa c'è lì? Ma che spettacolo! Allora, qui noi ci proviamo su imbattibile. Occhio, perché 900 non è tantissimo per quest'auto, sono abbastanza simili alle loro corrispondenti originali. Attenzione qua, la Diablo Rosso, che non è la gomma della Pirelli che se ne gira da sola, ma proprio la Lamborghini. Certo che farla rossa, io l'avrei fatta gialla o viola. Rosso Ferrari, proprio la Diablo non mi dice molto. Oddio, ma che botta che ha preso! Gliel'ho tirata, eh? Però attenzione, troviamo dei varchi qua, dobbiamo avanzare il più possibile. Non sarà semplice perché se siamo tutti più o meno sui 900, la difficoltà è su imbattibile il massimo, quindi mi aspetto che sia un campionatino bello cattivo. Anche se adesso qua in questo gruppo di mezzo riusciamo a trovare degli spazi, questa 599 si sta dimostrando veramente competitiva. Attenzione però, invece di tamponare cerchiamo sempre i varchi giusti dove infilarci. Siamo quarti adesso. Va abbastanza bene, arriviamo addosso. Addirittura l'F12, non si poteva? Beh, però comunque. Guarda lì davanti il Ferrarino, quello vecchio. Che spettacolo, è un grande. Tanta stima per quello lì. E il primo chi è? È un'altra vecchia, eh? Ma che davvero? Guarda te sti Ferrarini cosa ci combinano. Magari mettiamo anche la sesta. Non era necessario, ma almeno possiamo concentrarci solo sull'infilare sto qua. Oddio, non mi piace a ruota libera a 320 all'ora. Eccala. Sentivo quel sentore di morte. C'era la S pericolosa. Attenzione. Brutto quando la pista è veloce e poi a un certo punto si fa tortuosa.
Però penso che è nel guidato, infatti quello lì non so cosa abbia per fare i 320, ma quando poi c'è da guidare, guardalo che accelerazione ha. Ma te non sei normale, oh. Qua freniamo. Mamma. Sto rischiando di venire ripresi da qui dietro, ma perché non capisco la pista, ho un po' paura. Tra l'altro è lunghissima, siamo solo al 44%. E sto bastardo davanti non accenna a rallentare. Con quel vecchio Ferrarino, quante ne sa. Attenzione a non scodare troppo. Si sta comportando bene la nostra 599, però non credo che sia contenta di prendere paga da quella storica, leggendaria e magnifica piccoletta. Dai, abbiamo appena passato la metà gara. È veramente lunga questa gara, ragazzi. Diciamo che il vantaggio di avere sto qua davanti è che ci può dire un po' la strada, eh no? Adesso troviamo il modo di passarlo. Troviamo il modo di passarlo. E ora quindi tocca a noi fare strada. E questa cosa a me non convince. Mi fa un po' paura. È ancora molto lunga, forse troppo. Però vedo che stiamo andando via. Quindi volendo possiamo fare le cose anche con calma e giudizio. Terza. Qua. Magari anche l'asfalto è comodo, fa una presa migliore invece delle inferriate del contadino adiacente. Non molla sto qua dietro, guardatelo, è lui il protagonista. Che ansia mi mette. Attenzione perché adesso ci sarà una frenatona, cioè tipo da sballo. Adesso qua. Sto qua, mamma mia. Teniamolo d'occhio, in ottica mondiale, il campionatino. Oh, è più veloce di me, avete visto, in accelerazione. Stava venendo a darmele. No. Ok, è andata. Porca puttana, bloccatelo. Dai, non ha senso sta cosa. Oddio, salta curva. No. Maledetto, l'odio. Mi mette un'ansia, ragazzi, questo qua dietro. Siamo al 75, è ancora troppo che manca. Datemi delle curve, che sul dritto sto qua ci frega. Non è possibile. Sto maledetto Pinocchio. Olle. Avevo paura che mi arrivasse troppo addosso sta curva. Ok. Adesso vediamo. C'è un tratto autostradale, l'F12 allunga. Abbiamo un altro 599 dietro. È come la nostra, perché la GTB Fiorano base, diciamo, non dovrebbe esserci dietro, non credo. Raga, qua rischiamo di perdere punti e posizioni. Bello che non lo faccio neanche tanto apposta. Mi viene lui ad annusarmi il culo. Adesso lo faccio apposta, per un bastardo. Non mi devi passare. Possiamo far la bomba. Sta arrivando la fine. Perché rallenta l'F12? Perché c'era il curvone? Sì, ha rallentato tutti, infatti. Però penso che ce l'abbia fatta lo stesso a vincere. Winch. Tostissima questa prima. È lunghissima, raga. Quel 250 GTO non me la contava giusta. Bellissima anche la 288 GTO. Però evidentemente non era così competitiva. È rimasta nell'entropia. E vabbè, l'F12 ci sta. Ragazzi, abbiamo 16 punti. Dai subito con la seconda gara, perché è stata lunghissima. Questa seconda tappa la facciamo con la Lambo. Proviamo ad alternare un po' per poi chiudere con la Ferrari. Ho visto che la 488 dovrà vedersela con un circuito un po' più cittadino. Questa qua è un po' più aperta come strada, invece. La Lambo, tra l'altro, ha una grande trazione, un'ottima tenuta di strada, quindi va bene anche in questi circuiti dove bisogna essere anche un po' coraggiosi a buttarsi dentro alla cieca, nelle curve pericolose. Tienila. Mamma mia, e lì non ci ho capito molto, è andata bene. Comunque questa Lamborghini effettivamente è pazzesca. Mi ricordo che l'avevamo provata mezza volta e avevamo avuto questa impressione. La devo confermare, perché veramente tiene da Dio. Riaccelera senza scodare, è fantastica. Fantastica. Attenzione ragazzi, cerchiamo di identificare il nostro nemico Winch, quello in testa al campionatino per adesso. Mi sa che è quello lì, esatto, con la Ferrari blu, sempre la stessa.
e anche l'altro ha sempre lo stesso Ferrarino, il vecchio 250 clamoroso. Dai, levati però, fai da tappo. Ok, vai in mezzo alla rotondina in centro. Incredibilmente questa Lambo nel misto è forte, perché non scoda, è compostissima. Sembra veramente, non lo so, una Subaru Impreza 22B. E però questo qua non può correre ogni volta così tanto con quella robetta lì. Veramente, oddio. Ehi, ehi. Beh, bene, 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 perché così immagino che abbiate superato un winch. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Bella lì, tenetelo dietro. Grande winch. È rimasto un pochettino plafonatino. Attenzione. Adesso che sto provando questa dopo la Ferrari, che mi era piaciuta, però devo dire che preferisco... Guarda questo! Come fa a accelerare così? Preferisco quasi questa come guidabilità. Però è lenta, Beh, cioè lenta, nel senso, da dietro mi sembra che ci recuperino un pochettino. E anche questo maledetto davanti, sempre lui, è andato un po' via. Qua l'abbiamo fatta benino, abbiamo recuperato qualcosina e... Ai ai ai, winch rientra, è veloce quell'F12 lì. È veloce quell'F12 lì, qua possiamo andare a bomba? Mi sa di sì. Con coraggio, dai che recuperiamo sull'amico, dobbiamo fare più punti possibili rispetto a Wincio. È un giro. È un giro molto lungo, ma è un giro, sì. Non me ne ero accorto. Ah, rischi di capottarti, nei curvoni. Io invece li posso far pieni con quella robetta lì. Robetta per scherzare, in realtà è una figata pazzesca. Aspetta, mi sono cagato sotto. Niente, settima, va bene così. Staccatona. Pianino dentro di qua nel tornante. Com'è la situazione? Dai, dietro Winch, è dietro. Comunque raga, ci sono delle gare su imbattibile che sono molto più difficili di questa, eh? O abbiamo azzeccato le macchine alla grande. Vero che le gare non sono difficilissime, perché è tutto aperto così. Non ci sono tratti troppo troppo ostici. Oh, questo è il ponte che c'era nella prima gara, sapete? Infatti, cago sotto anche qua. Pianino, che abbiamo un buon vantaggio. Comunque sta Lambo è un sogno da guidare. Ma non lo so, sembra di avere tutti i controlli attivi, non ho neanche uno, soltanto l'ABS per frenare. Ma di trazione e stabilità non c'è nulla, eppure sembra che ci siano. Attenzione al tratto un po' montuoso. Magari non guardiamo indietro, voilà. Non adesso almeno. Bellissimo sto posto. Incredibile, non avrei mai detto che mi sarei trovato ad apprezzare delle curvette su Forza. Ma che posto magnifico che era. Ma forse c'era anche prima, eh? Ci sono alcuni tratti che mi sembrano in comune con l'altra pista. Detto fra noi. Dai, su. Questa è andata. Ragazzi, questa Lamborghini è OP. Wow, è fantastica da guidare. Miracolosa, non ne sbaglia una. Di traiettoria, niente. Altro che... Con la Ferrari avevamo avuto un pochettino più di titubanza. Infatti abbiamo fatto secondo. Ma questa... è amore. È veramente una mangiatrice di strada da far paura. Ti verrebbe mai da frenare, però ovviamente ti ricordi di farlo, perché se no muori. Tipo adesso abbiamo rischiato un pochettino, meno male che abbiamo centrato a caso le due porte, perché se no ti voglio a saltarne una qui e dover tornare indietro. Come si va veloci non recuperi più. Bella. Bella. Non c'è molto da dire. Fenomenale. Quando finisce sto giro? È lunghissima. E più che altro avere questa situazione di dominio. Oh, eccola! Dentro! Avere questa situazione di dominio è bello, ma toglie un po' di emozioni. A parte metterci alla prova noi stessi nel guidare al limitissimo questa Lambo, però
in questo modo ci prendiamo anche qualche rischio, come avete visto. Si gira a sinistra. Bellissima questa strada comunque. Vorrei una moto per farla. Cosa c'è qua? Oddio! Mazza il frenata, altro che paracaduti. Implementiamo sugli aerei delle pozzanghere per frenare. Bene, subito. Dai, sono lontanissimi, basta, finiamolo sto giro. Beh, questo era tutto calcolato. Quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Grande vittoria, grande macchina. Con un'altra sarei finito fuori strada 800 volte, soprattutto perdendo la concentrazione da solo. Ecco, adesso siamo a più 6 da Winch, che ha fatto quarto o quinto, non ricordo. Questo è il podio. Ora la verità ce la dirà la nostra Ferrari 488. È un peccato lasciare questa Lamborghini, vorrei guidare sempre questa, però non vale, dobbiamo usarle tutte come le tattiche obbligate in Formula 1. Non so cosa avesse di magico quella Lamborghini, ma speriamo che qualcosa ce l'abbia anche questa 488, perché ci servirà. Ultima gara, questa è un po' più cittadina, magari sono 40.000 giri, ma mi auguro che non duri come le altre, sinceramente. Ah, fa più trazione così sul marciapiede. Attenzione, che cazzo fa questo? Perché è partito in retromarcia? C'è un motivo. Forse veramente perché era buggato sul marciapiede? Ma io non lo so. Si parte subito male. Pazzesco. Attenzione, dentro, dentro, cattivi che ci servono posizioni buone. Io non vedo Winchester però. Siamo quinti e non va bene. Quelli si sono già un po' staccati. Vediamo un po' recuperare qualcosa su questo gruppetto di testa, che lo vedo bello arzillo. D'altronde si chiama Lamborghini contro Ferrari, non per forza bisogna essere gentili con una Lamborghini avendo una Ferrari staccatona dall'esterno. Se controlliamo Winch e gli rimaniamo alle spalle, penso che sia nostra. È una cosa un po' rischiosa da fare, perché lui potrebbe sempre superare e passare in testa, ma non so neanche se in quel caso in effetti vincerebbe lui lo stesso. Ci potrebbe bastare. Intanto badiamo a mantenere questa buona terza posizione. Ho detto mantenere. No. Attenzione, vedi le insidie cittadine, non mi piacciono. Mi mettono sempre ansia. Oh. Ah, si gira dall'altra parte, occhio! Gran duello qua. Vince sempre secondo. Questo vuol dire che ci potrebbe bastare la terza posizione. Facciamo una macumba, perché a sto punto non ci arriveremo più noi a prendere i primi due. Dobbiamo essere capaci e accontentarci. Oddio, scivola un po', vedete questa Ferrari. Mi manca la Lambo, sarebbe stato facile con la Lamborghini. È il tipo di guida che ha, pazzesca. Dai, il secondo Winch. Non può più far primo neanche lui, è lontano. Ci stiamo quasi avvicinando, però è finita la gara. È finita. È finita! Ultima curva! Penso che ce l'abbiamo fatta. Un secondo, noi terzo, ma prima abbiamo fatto una differenza maggiore di punti. E quindi anche il 4-5-8, stavo di 4-8 fa un buon lavoro. Vedi. Se fosse arrivato primo, incredibilmente avremmo finito pari. E poi chissà, forse avremmo vinto noi, però, perché lui ha fatto un quinto, noi invece è sempre a podio. Ma non importa, perché in realtà vinciamo noi per 4 punti. Adesso voglio il premio, se permettete, è stato qua 2 ore per far 3 gare, sinceramente è... sentiamolo il motore. Giusto, esatto, il V10 di Lambo e Audi. Non scoda tanto. Gli interni sono palesemente Lamborghini. Bella ragazzi, bella. Io sinceramente... guarda, non scoda niente in curva, eh.
Ma freno a mano lo sto tirando io, perché sennò tirerebbe. Cioè, ha tanta trazione, quindi le.